Questo è un materasso ad acqua, queste sono le fibre ottiche, poi lassù c'è il grande display che sono con le luci coordinate, qui c'è il pannello dei colori che Un approccio olistico per la può sedazione cambiare. naturale dei disturbi del comportamento, passando dalla chimica farmacologica alla natura. È questo l'ambizioso obiettivo che ha guidato la direzione del distretto sanitario di Arezzo dell'ASL Toscana Sud-Est e la casa di riposo Fossombroni nella realizzazione di un innovativo progetto per l'utilizzo della stanza multisensoriale. Le stanze dedicate a questo servizio si trovano al terzo piano della casa di riposo, che ha messo a disposizione un ambiente di 120 metri quadrati completamente dedicato alla multisensorialità. Questa stanza è stata installata nel 2012, dopo che siamo andati in Olanda a vedere dei centri, abbiamo visto i centri multisensoriali più grandi d'Europa, abbiamo visto 400 metri quadri di spazio multisensoriale, dove è nato in Europa negli anni 70, la multisensorialità è nata in Olanda. Il vero carattere innovativo del progetto è rappresentato dal potenziamento dei benefici della stanza attraverso il ricorso all'Ayurveda, che basandosi sull'osservazione fisica è orientata a prevenire e intervenire sui bisogni fisici e mentali degli ospiti anche in assenza di comunicazione, con un affiancamento alle terapie tradizionali con oli essenziali da somministrare all'insorgere dei sintomi o in prevenzione per una maggiore accoglienza e integrazione nell'ambiente dell'ospite, oltre a prevedere esercizi olistici con pazienti autosufficienti. Dal mese di giugno prenderà il via il percorso di formazione per questo progetto, poi a settembre partirà la sperimentazione con 10 pazienti.